bells of holly, fa la 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 la. Buongiorno, oggi sesto giorno di Vlogmas e sto per fare colazione, o meglio vi faccio vedere come faccio colazione di solito in una giornata ordinarissima, diciamo. Io mi porto qui nella mia postazione letto, in cui sto con la mia meravigliosa felpina da casa con le note musicali. Qui c'è il PC, io mi porto qui la colazione e la mia colazione da quando sono a dieta. Ci tengo a specificare che sono a dieta data da una nutrizionista sotto controllo, perché magari a volte posto le foto delle cose che mangio su Instagram e alcuni di voi mi dicono: Ari, ma quella non è una cena, ma stai mangiando poco. Insomma, ci tengo a dire che sono seguita e che tutti quanti quelli che vogliono intraprendere una dieta equilibrata e sana devono essere seguiti. E quindi la mia colazione da dieta prevede un cappuccino, che stamattina è venuto particolarmente chiaro, non so perché. E io faccio la schiumina, come avete visto ieri, con il montaschiuma della Tiger. E poi ci sono due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. E quindi io di solito la mattina accendo il computer, vado a prepararmi le cose per la colazione. E poi mentre faccio colazione sto un po' sul computer, rispondo ai vostri commenti o guardo qualche video che è uscito, insomma, così. Questa è la mia colazione abituale. Ora faccio colazione, va, che sto morendo di fame. Ho appena pubblicato il vlogmas di ieri, quindi il quinto vlogmas, giorno 5, e mi sono accorta di aver lasciato fuori una traccia. Era anche carina, era la traccia in cui vi mostravo l'outfit del giorno, avevo detto che ve l'avrei mostrato, e non so come nell'esportarle dall'iPhone, perché li sto registrando con l'iPhone questi vlog, me la son persa quella traccia. Non potete capire quanto tipo mi innervosisca il fatto di perdere una traccia o di dover registrare due volte lo stesso video perché c'è stato qualche problema, perché secondo me, oltre alla perdita di tempo, vabbè, si perde un po' la spontaneità. Perché dovevo ripetere la stessa frase due volte, perché, che ne so, non funzionava l'audio, la batteria era scarica. Si perde proprio la spontaneità, secondo me, di un video. Comunque ora, appunto, ho mandato in line il blog e adesso lo linkerò un po' in giro su Instagram, su Facebook. Credo di essere riuscita a collegare il profilo Instagram alla pagina Facebook, quindi dovrebbe pubblicare le stesse cose in contemporanea, perché oggi non sarà una grandissima giornata, chissà cosa, nel senso. Sto un po' a pezzi perché ho passato una nottataccia tra mal di pancia vari che noi donne possiamo capire. E stamattina penso che studierò un po', necessariamente. Sì, o rivedo la tesi o continuo a studiare per un esame. E oggi pomeriggio, tempo permettendo, ma io penso che andrò anche se il tempo è brutto, devo andare a lavorare. Quindi sì, oggi pomeriggio lavoro, stasera forse dovrei uscire con Daniele, però boh, non so, non ho la minima idea di cosa faremo, non registrerò ovviamente oggi pomeriggio perché essendo al lavoro, non mi sembra affatto il caso. E sì, tutto qui, ora mi metto a studiare, ci vediamo dopo. Ok, tipo ho appena realizzato che lunedì è festa e che io devo registrare quindi i video oggi, perché sì, stamattina devo registrare almeno due video perché sì, l'ultimo è andato online ieri, venerdì, ed era quello della Bikini Body Guide, l'update. E dato che domani e lunedì è festa, starò con i miei ovviamente, andremo penso a fare qualche giro di regali anche, e lunedì ovviamente faremo albero e presepe, e quindi sì, essendo festa non credo, essendoci loro a casa non credo assolutamente che mi metterò a registrare i video, quindi devo registrarne oggi almeno uno, penso sì di fare in tempo a registrarne solo uno, che andrà online martedì. Sarà un dramma, già me lo sento, quando ci sono questi giorni di festa, perché dovete sapere che io sulle note dell'iPhone metto tutti i video in programmazione, quindi scrivo proprio il giorno e cosa andrà online quel giorno, così da pubblicarne uno un giorno sì, un giorno no, o comunque un giorno sì e due no, abbastanza frequentemente. Ora che non avevo fatto caso che era festa, non ho materialmente il tempo per registrarlo, solo stamattina in cui comunque devo studiare un po', perché oggi pomeriggio lavoro. E quindi mi scomballa tutti i piani, perché io l'avrei registrato oggi e sarebbe andato online domenica, poi lunedì ne avrei registrato un altro che sarebbe andato online martedì, e invece così che faccio? Oggi ne registro uno che va online martedì. Resistete da venerdì a martedì senza un mio video beauty? Sì, dai, che ce la fate.
Al massimo, se riesco in questi giorni e ho un attimo di pace, registro una mini review. Vedremo. Vi prometto che l'impegno ce lo metto. Ora studio, va che è meglio. Ho studiato un po', ho fatto un capitolo e ora mi do una truccata. Mi rendo un po' decente, se ce la posso fare. Così registro il video. Ho deciso di registrare una mini review e poi, se riuscirò, registrerò un altro video durante il weekend. Registro una mini review su se non muoio prima, sulla pastello labbra di Neve Cosmetics. Quindi, ora mi preparo un po', c'è il delirio su questa postazione. E vi volevo dire una cosa, me la sono scordata. Ah, siete sopra il mio correttore, non posso mettermi col correttore, se siete qui sopra. Stavo guardando poco fa, in pausa studio, il videoblog di 91 Martina S, non so se la conoscete, se la seguite, io la seguo sempre con molto piacere. E, stavo guardando il suo vlog e ha iniziato il vlog anche lei come me di prima mattina, struccata, ancora in pigiama era. E vabbè, cioè, io mi domando com'è possibile che tutte quelle che guardo appena alzate la mattina sono fantastiche, non hanno imperfezioni sul viso, hanno giusto un pochino di occhiaie che ci fanno intendere che sono struccate. Io vi apro i vlog la mattina che vi metto paura, cioè se avete appena mangiato non li guardate perché non vi conviene. Cioè, scherzi a parte, non che io voglio sentirmi dire no, sei bellissima, però è ovvio, ho delle occhiaie pazzesche, ho qualche imperfezione, cioè loro si alzano e sono perfette. Ecco, io mi sento la parte vera. So che tutte voi mi capirete e che anche voi quando vi alzate la mattina siete disastrate come me. È per questo che vi sto simpatica, perché vi rivedete in me. Blatere a parte, mi preparo, ma che è meglio. Ecco qui, vi faccio vedere il retroscena dei video, già che ci sono. Questa è la mia postazione, la conoscete, penso, se avete visto il video, insomma. Lì ci sono le due luci che accendo quando faccio i video. Cavalletto e videocamera, lì c'è la matita di neve e vado a girare il video. Alla fine ho girato, oddio sembro tipo un fantasma, aspettate che spengo la luce. Ok, alla fine ho girato il video su il video mini review su questa pastello labbra qui che è la Salmone, lo vedrete online presto, e questa qui è la matita. Vediamo. Ci riesco. Questa qui. Sto nude salmoncino che non è che mi convinca molto, ma comunque non vi anticipo niente, vedrete il video review presto sul canale. Ora, mi sono resa un po' decente, però faccio vedere alla luce naturale. Non è che mi convinca questo make-up. In più il tempo sta diventando sempre più grigio, una cosa proprio fantastica questa. Comunque, ora mi ridirigo sul mio letto, anzi prendo la videocamera così inizio ad esportare ed editare il video. È quasi ora di pranzo e vado a vedere cosa c'è da mangiare. Vediamo un po'. C'è il brodo. Questo qui è il brodo. E con i quadrucci credo, perché a me la pasta ripiena, cose interessantissime. La pasta ripiena non mi piace per niente, tipo quella con dentro la carne. Già con la ricotta ce la posso fare, ma con dentro la carne veramente. Comunque ora apparecchio, va. Ecco qua, apparecchiato. Niente lavoro perché le persone scorrette esistono in tutti gli ambiti della vita ed anche in questo. Non scordatevelo mai, mai, mai. Quindi ora vado a prendere un caffè con una mia amica. Rieccomi, alla fine niente lavoro come appunto vi ho detto prima. Sono uscita a prendere un caffè con la mia amica Giulia e
alla fine siamo andate a prenderci il caffè e poi abbiamo deciso di andare al cinema, visto che comunque il pomeriggio ce l'avevamo tenute libero entrambe per andare appunto a lavorare. Abbiamo deciso di sfruttarlo comunque per stare insieme. Siamo andate al cinema a vedere Ogni maledetto Natale. Ha un cast tutto italiano, ci sono un sacco di attori, cast molto interessante. Il film, non faccio spoiler, però è una storia un po' già vista, però mi ha fatto un sacco ridere, insomma ci voleva qualcosa di leggero. In realtà volevamo andare a vedere qualcosa come Moonlight, quello di... non mi vengono i nomi, del regista Woody Allen, non mi vengono i nomi, e, però insomma lo andremo sicuramente a vedere un'altra volta, oggi era un po' pesantone, per un sabato pomeriggio ci andava di ridere. Adesso sta venendo a cena Daniele, qui da me, e dopo non so cosa faremo, probabilmente resteremo a casa da bravi vecchietti di sabato sera, che ormai se ci seguite, se mi seguite su Instagram avete visto che, bah, i miei sabato e venerdì sera a casa sono fantastici, tipo la... Qualche settimana fa eravamo con la tisana sul divano, ma c'era un motivo. Stavamo entrambi maluccio e avevamo degli impegni, quindi non ci conveniva uscire ed ammalarci ancora di più. E quindi sì, boh, ci vediamo tra un po'. Ah, volevo dirvi un'altra cosa. È andato ormai da stamattina online il primo mio vlogmas. Cioè, sto notando che queste non sono, oltre a occhiaie, sono tutto il trucco che mi cola, che mi accento ancora di più le occhiaie. Comunque, vi stavo dicendo, è andato online stamattina il mio primo vlogmas e sono contenta che vi sia piaciuto, mi sono arrivati un pochino di commenti carini e positivi, che vi è piaciuto il mio primo vlogmas, vi è piaciuta l'idea, sono contenta insomma che apprezziate. Come al solito ci sono anche i pollici versi, ma non ci interessa. Via! Daniele, vuoi salutare? Ciao a tutti! Questa cosa non fa più ridere perché l'avete fatta sia te che Giulia in ogni mio vlog in cui ci siete anche voi. Ecco, la nostra cena è tristissima. È un uomo tristissimo. Beh, che parla? Cosa ho fatto io? Canta. Che tristezza. Verdura. Ma puoi filmare pure la verdura, santo cielo. Voi che dite? Posso filmare acqua, anche la verdura? Acqua, bevi acqua. Vedi che bello. Voi che dite? Ce lo mandiamo tutti insieme a quel paese? Tutti insieme. Ah, mamma mia. Non c'è Beppe? Non sto portando un ubriaco. Non porto adesso. Cos'è? Mi sento osservata. Daniele, Daniele, è scesa la credenza. Dici cosa stiamo facendo, dici. Stiamo per guardare Looper, un film in cui la mafia ammazza il passato. Casino, guardate. Ah, mafia. No, so ancora dove vedere. Aiuto. Tu vabbè, non è niente. Prendi fine a questo vlog che ti prende solo un mi piace tanto. Tutti tutte le volte che parli di tu. Buonanotte! Ciao!